Oggi inauguriamo la comunità NOA, è una comunità residenziale educativa per minori. Noi accogliamo 10 minori dai 4 anni ai 17 anni. È una comunità educativa che è fortemente stata voluta dalla Diocesi di Mantova per aiutare i ragazzi e i bambini in grave pregiudizio e fragilità. Sono accolti presso di noi per opera di un sono inviati dai servizi sociali e sono accolti presso di noi con un provvedimento del Tribunale dei Minori. Qui facciamo ovviamente come tutti i ragazzi vanno a scuola, fanno le loro attività e i compiti al pomeriggio quando tornano a casa, mangiano e stanno qui 24 ore con noi. Noi che siamo educatori professionali, abbiamo psicologi, educatori e un cuoco apposta perché vogliamo che questa comunità abbia un certo tipo di qualità e quindi preferiamo che ci sia un cuoco che prepara il pranzo mentre gli educatori possono stare tutto il tempo con i nostri ragazzi. Siamo felici di accoglierli, tutti i nostri educatori oltre ad essere professionisti hanno anche una attitudine all'accoglienza dell'altro perché lavoriamo in un ambiente Caritas. Questa comunità NOA, che significa appunto il ristoro, è una comunità che è stata voluta dalla nostra diocesi di Mantova per ospitare ed accompagnare dei ragazzi minori che vengono con un passato anche carico e pesante di difficoltà e noi speriamo che possano trovare qui un futuro di speranza per poter poi riprendere il cammino della loro vita con un progetto che sia per loro promettente. Oggi è la quinta giornata del povero, voluta da Papa Francesco. Ha un titolo questa giornata, I poveri li avrete sempre con voi. È un invito a renderci conto che la povertà non è soltanto qualche cosa che nasce come un destino, che colpisce qualcuno e causa anche dei nostri egoismi se ci sono dei poveri, e deve essere a motivo della nostra generosità che questi sono meno poveri. Tutti noi possiamo in qualche maniera contribuire con la nostra generosità, la solidarietà, l'attenzione a rendere la vita sociale più vivibile da parte di coloro che nella vita hanno avuto più prove. Fa che i minori ospitati in questa casa siano accolti e custoditi da operatori, collaboratori e volontari con premurosa attenzione e assidua sollecitudine. Perché fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia e muovano i loro passi nella speranza di un futuro promettente da te ispirato e benedetto. Per Cristo nostro Signore. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Siamo qui oggi all'inaugurazione di questo centro, è davvero un in bocca al lupo a tutti e soprattutto a tutte le persone che lavorano con entusiasmo per dare una possibilità importante a questi ragazzi in situazioni difficili per le loro famiglie. Per cui davvero un in bocca al lupo a tutti, un applauso anche alla Diocesi di Mantova che ha voluto questo centro sul nostro territorio a servizio appunto di tutti questi ragazzi che hanno davvero un grande bisogno.